è il primo candidato sindaco a Brindisi a queste amministrative 2012, il primo a metterci la faccia, lui con il nuovo progetto politico Alleanza per Brindisi, che scenderà in campo con 3 liste civiche, Movimento Regione Salento, i brindisini e noi cittadini. Antonio Giunta si candida a sindaco di Brindisi, lo aveva già fatto alle precedenti elezioni, conquistando un oltre 6%, ora lo fa adottando i valori del nuovo progetto politico. Trasparenza, meritocrazia nelle strutture pubbliche, riforme, battaglie per il sociale, per la valorizzazione delle infrastrutture, per far crescere il territorio e soprattutto il coinvolgimento della società civile per raccogliere le istanze e portarle nei luoghi in cui si amministra per dare delle risposte. Lo ha detto a chiare lettere il presidente di Alleanza per il Salento del Movimento Regione Salento, Paolo Pagliaro. Noi siamo salentini e non siamo pugliesi. Crediamo nei valori del campanile. Il campanile non è una parolaccia, è un gesto d'amore. È bene che i leccesi amino Lecce come brindisini amino Brindisi, come tarantini amino Taranto, e che accresca il senso di appartenenza e di campanile in una fratellanza necessaria in un unico soggetto amministrativo che sia una regione, che potrà consentire l'esaltazione di queste peculiarità e di questi campanili. APB è pronta al dialogo e al confronto con tutti i partiti politici. Non ci sono preclusioni, ma il progetto può allargarsi e trovare convergenza con altri alleati. Un confronto quindi a 360 gradi. E lo stesso Giunta a dire: sono aperto al dialogo e al confronto e pronto anche a fare un passo indietro con la mia candidatura per consolidare il progetto con altri alleati. L'entusiasmo, la caparbietà e quella follia politica che è stata rappresentata nei vari incontri che abbiamo fatto mi ha catturato. Mi ha riportato un entusiasmo che sicuramente avevo perso nel tempo. L'ho chiesto fortemente al gruppo, sia che sia io il candidato sindaco allargando ad altri soggetti politici e quindi diventando più forti, ma allo stesso modo voglio aprire un confronto da già domani mattina con gli altri partiti politici e eventuali altri candidati sindaci, perché io credo che la cosa importante non sia chi ha la bandiera o chi indossa il cappello. Oggi è importante il progetto politico e averlo rappresentato in maniera molto più forte sicuramente negli interessi di tutta la collettività. Alleanza per Brindisi nasce dal Movimento Regione Salento, un percorso iniziato un anno e mezzo fa proprio a Brindisi, un movimento di matrice meridionalista che invoca un federalismo funzionale dove le aziende che operano a Brindisi e dove qui producono reddito devono pagare le proprie tasse senza che il territorio elemosini nulla. Stella polare del progetto, la Costituzione della Regione Salento con Brindisi Lecce e Taranto insieme a difesa dei propri territori contro il baricentrismo e con l'abolizione delle province. Una nuova sfida in queste amministrative con 3 liste fatte di giovani, di donne, di gente che con entusiasmo e passione intende cambiare le cose contro gli sprechi e i privilegi della casta. La lista Movimento Regione Salento sarà coordinata da Ernestina Sicilia, i brindisini da Cristian Casciaro e noi cittadini da Cristiano Leo. Il percorso è stato ora intrapreso, la passione e l'entusiasmo ci sono, senza tanto e pronti anche ad ascoltare gli altri per un confronto, così come vuole la democrazia. Il nostro candidato sindaco che ha fatto un ragionamento eccellente, ha detto: io ci sto, sono pronto alla battaglia, però voglio aprire la possibilità di interlocuzione con gli altri partiti, con le altre forze politiche per verificare se si può condividere cosa fare per questa città, perché è proprio questo che noi vogliamo superare, il tatticismo che molto spesso mette i partiti e le forze politiche a pensare come fare a vincere le elezioni. Noi non ce ne importa più di tanto, nel senso che non abbiamo la necessità di acquisire poltrone o postazioni, noi vogliamo invece impegnarci per il benessere del territorio, dei cittadini, in questo caso dei brindisini.